Buongiorno ragazzi e benvenuti a un'altra puntata delle lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Nel corso della nostra unità su poliedri siamo finalmente giunti a studiare l'ultimo appunto dei poliedri che avremo quest'anno, ovvero la piramide. E vediamo subito la definizione di piramide. Ecco, la piramide è ovviamente un poliedro, quindi un solido delimitato solo da poligoni. In particolare la piramide è un solido delimitato da un poligono che noi chiameremo base e poi da tanti triangoli quanti sono i lati della base. Quindi già vediamo delle notevoli differenze rispetto agli altri poliedri che abbiamo studiato finora, ovvero il parallelepipedo, il cubo e il prisma. No, nel prisma avevamo visto che poteva avere qualsiasi tipo di poligono per le due basi, invece qui di base ne una sola, e in tutti i poliedri abbiamo studiato finora avevamo come facce laterali dei quadrilateri, o più precisamente avevamo dei parallelogrammi, dei rettangoli oppure dei quadrati. In questo caso invece avremo dei triangoli che avranno tutti un vertice in comune, questo punto qui che ho indicato con la lettera V. Come vedrete nel corso di questa lezione ci sono molti parallelismi tra lo studio che noi abbiamo fatto del prisma in generale e quello che faremo adesso con la piramide, a partire dal modo in cui andiamo a classificare i vari tipi di piramide esistenti. Infatti, come per il prisma, le piramidi si classificano a seconda del poligono di base. Meglio ancora, prendono il nome dal tipo di poligono che sceglieremo per base. Quindi, se per base abbiamo un poligono con tre lati, ovvero un triangolo, noi diremo che questa è una piramide a base triangolare. Se per base c'è un quadrilatero, un quadrato, un rettangolo, un rombo, un trapezio e così via, allora diremo che è una piramide a base quadrangolare. E chiaramente questo discorso lo possiamo estendere a poligoni con qualsiasi numero di lati, anche se all'atto pratico la maggior parte degli esercizi che voi affronterete riguarderanno le piramidi a base quadrangolare o semplicemente piramidi quadrangolari. Più raramente potranno capitare delle piramidi con delle basi diverse, appunto delle piramidi triangolari o per esempio, come è mostrato qui, una piramide a base pentagonale. A sua volta, una volta appunto definito il tipo di base, noi possiamo distinguere tra piramidi rette oblique, e qui vediamo già una differenza rispetto alla definizione che avevamo dato nel caso del prisma, che vi sto a ricordare. Noi avevamo detto che un prisma era retto se le facce laterali, gli spigoli laterali più precisamente, andavano a formare degli angoli 90 gradi con gli spigoli di base, ovvero se erano perpendicolari agli spigoli di base. Ora questo, proprio visto il fatto che di base ne abbiamo solo una e è impossibile che tutte le facce laterali siano perpendicolari al poligono di base, si usa una definizione diversa, e la definizione è un pochino più complicata ed è basata su due requisiti che si devono verificare entrambi perché io possa chiamare la mia piramide retta. Il primo requisito è che all'interno del poligono di base io possa inscrivere una circonferenza, cioè possa disegnare una circonferenza che vada a toccare tutti i lati del mio poligono di base. In classe vedremo che questo non è sempre possibile. Ad esempio, in un quadrato è possibile, in un triangolo equilatero è possibile, in un trapezio spesso è possibile, si può fare in un rombo, per esempio non lo si può fare in un rettangolo. Quindi già da questo vediamo che una piramide che ha per base un rettangolo non potrà mai definirsi una piramide retta.
non solo devo poter disegnare questa circonferenza, ma l'altezza della mia piramide, che poi è il segmento che parte dal vertice superiore e arriva perpendicolarmente alla base, deve cadere proprio nel centro di questa circonferenza. Quindi se noi immaginiamo la nostra piramide come una costruzione, quindi un edificio, cavo al suo interno, e supponiamo che dalla cima io faccia cadere un sasso, la traiettoria di questo sasso percorrerà proprio l'altezza della mia piramide, e se va a cadere proprio al centro di questa circonferenza inscritta, allora posso dire che la mia piramide è retta. Quindi vi ricordo due requisiti: il primo, poter disegnare una circonferenza inscritta nel poligono di base, non sempre sarà possibile, vedremo di caso, di volta in volta a lezione, quando ciò sarà possibile e quando no, e inoltre l'altezza deve cadere proprio al centro di questa circonferenza. Se non si vengono a verificare entrambe queste condizioni, noi diremo che la piramide è obliqua. Va da sé che è importante per voi conoscere questa definizione, saper distinguere tra piramidi rette e piramidi oblique, ma all'atto pratico noi faremo esercizi, e questo lo vedremo nella prossima lezione, solo ed esclusivamente con le piramidi rette. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi noi andremo a vedere un sottoinsieme delle piramidi rette, ovvero le piramidi regolari. E qui si torna ad una definizione che è identica a quella che avevamo dato anche nel caso del prisma. Avevamo visto appunto la differenza tra prismi retti e prismi obliqui, e avevamo detto che nell'insieme dei prismi retti si può individuare un sottoinsieme detto dei prismi regolari. Ecco, si fa la stessa cosa nel caso delle piramidi con esattamente la stessa definizione, ovvero posso dire che una piramide è regolare se prima di tutto deve essere retta, secondo il poligono di base deve essere un poligono regolare. E di nuovo, cosa significa regolare? Equilatero ed equiangolo, quindi un triangolo equilatero, un quadrato, un pentagono regolare e così via. Vi faccio qui due esempi. Questa piramide ha per base un triangolo equilatero, è retta e quindi posso dire che è regolare. Questa piramide è retta ma per base un rombo non è un poligono regolare, e quindi si è retta ma non è una piramide regolare. Ora, di tutti i poliedri che avete studiato finora e che studieremo, la piramide è sicuramente quello più complesso, e la complessità nasce appunto nel fatto che le facce laterali sono dei triangoli, i loro spigoli non coincidono con l'altezza del nostro poliedro, anzi possiamo individuare due tipi di altezze diverse. Una è l'altezza appunto della nostra piramide, che ci servirà soprattutto nei calcoli del volume, questo lo vedremo nella prossima lezione. Invece le facce laterali, nel caso particolare di una piramide retta, hanno una loro altezza, che è questa linea rossa che ho disegnato qui. Questa linea blu scura è l'altezza e questa linea rossa è l'altezza delle facce laterali. Ecco, una cosa importante è che nelle piramidi rette, solo nelle piramidi rette, quindi comprese anche le piramidi regolari, le facce laterali possono essere diverse tra di loro, ma hanno tutte la stessa altezza. Noi chiameremo questa altezza comune di tutte le facce laterali, la chiameremo apotema, quindi da qui la lettera. Già da questo disegno potete capire che c'è una relazione speciale tra l'altezza della piramide e l'apotema della piramide retta. Se io vado a disegnare anche la circonferenza inscritta, vedete come il raggio della circonferenza inscritta, l'altezza della piramide e l'apotema vanno a formare un triangolo rettangolo. E quando parliamo di triangolo rettangolo, chiaramente andiamo a parlare del teorema di Pitagora. In questo triangolo rettangolo, l'altezza della piramide
e il raggio della circonferenza iscritta vanno a formare i due cateti. L'apotema va a formare l'ipotenusa. E a questo punto è chiaro che noi ci troveremo spesso e volentieri dei problemi con la piramide nei quali dovremmo ricavare uno di questi tre numeri, più spesso l'apotema. L'apotema attraverso la formula diretta del teorema di Pitagora, ovvero apotema uguale radice quadrata di altezza alla seconda, altezza piramide alla seconda, più R alla seconda, dove R è il raggio della circonferenza iscritta. Noi dovremo fare diversi esercizi. A questo punto è chiaro che abbiamo sia i calcoli legati all'area della base, all'area laterale, all'area totale, il volume, ma la piramide contiene questa difficoltà in più di questa relazione tra queste tre dimensioni, il raggio della circonferenza iscritta, l'altezza e l'apotema. Questo sarà ancora l'argomento della prossima lezione. E per oggi è tutto. Arrivederci.